insieme come si fa questo bellissimo vestitazza allora in realtà principalmente io l'avevo fatto il vestitazza o copritazza o chiamatelo come volete presina da tazza eh, l'avevo fatto nel modo classico quindi la classica fascettina così oppure con questo punto che trovo bellissimo eh, vedete si prendeva si avvolgeva la tazza si, al si allacciava il bottoncino e il gioco era fatto ma c'era un piccolo inghippo che se io prendo Ecco qua, vedete? Con questa mano la tazza, il vestitazza scivola e facciamo il patatrac, specialmente se dentro c'è una bevanda bollente. Allora cosa ho pensato? Il vestitazza deve avere un fondo per reggere bene la tazza. Ed ecco qua che entra in gioco il mio nuovo vestitazza. Ecco qua. Infilo la tazza, allaccio il mio bel bottoncino. Ecco qua. Datemi il tempo. Ecco il mio bel bottoncino ecco qui e io anche se prendo in mano la tazza con eh, la mano sinistra, vedete, rimane bella salda e non mi scotto le mani in caso di bevanda molto bollente. Quindi anche per l'inverno, quando arriva il freschino, e voglio comunque bere qualcosa di caldo in modo che insomma mi tenga bella al calduccio, mi faccia sentire un po' coccolata. È bello avere qualcosa di caldo. Tra le mani senza ustionarsi, quindi andremo a fare proprio questa vestitazza. Ora oggi eh, ve la farò vedere ehm, con un punto semplice che è questo perché mi piace moltissimo, lo trovo veramente molto bello questo punto. E, ehm... Mi piace che sia liscia, ma non la toglie al fatto che potete farla tranquillamente col punto waffle come in questo caso. Benissimo. Adesso vediamo subito cosa occorre. Allora, ci occorrono uno o due bottoni, dipende da uh, quante asole vogliamo fare nel nostro vestitazza. Poi ci serve un marcapunti ci serve un uncinetto adatto al filato che stiamo per utilizzare una tazza vi conviene scusate che allontano ecco qua vi conviene avere già la tazza per essere più sicuri ehm, diciamo della misura che andate a fare in ogni caso, se invece volete ehm, regalarlo, io vi dico la misura della mia tazza, che è una tazza abbastanza standard, vedete, è una di quelle nel mio caso presa come souvenir, eh, ma in ogni caso le, le tazze di solito hanno quelle standard, questa misura, e andiamo appunto a misurare insieme la nostra tazza, così che se voi ehm, volete farla con le mie misure... Allora, di circonferenza la mia tazza ha 26 cm, di diametro, vediamo un po', il diametro è di 8 cm. Poi la misura che vi serve è anche eh, diciamo, l'altezza la dove c'è l'attaccatura dell'impugnatura uh, dell della tazza. Io eh, qua considero con il mio filato che è molto grosso una mezza maglia, un giro solo di mezza maglia alta o maglia bassa. La maglia alta già è eh, sì, sì. troppo. Alta per questo, per questo manico, però ripeto, dipende sempre da che tipo di tazza prendete. Questa, diciamo, è abbastanza standard. Benissimo. Partiamo subito con il. Ah, beh, no, non vi ho detto il filato, ovviamente. Il filato, allora io in questo momento, ecco qua che mi ha perso il fuoco, eh, ecco qua, scusate. Eh, in questo momento sto usando una Cakes Felting Wool ed è, eh, vedete, un rimasuglio, diciamo, perché ci ho fatto un progettino che vedrete a giorni ehm, e questo mi ha avanzato dal progetto che ho fatto. Se avete avanzini eh, o... insomma, non, non porta via tantissimo filato questo progetto, quindi sappiate che potete tranquillamente usare anche dei gomitoli smezzati se invece vi piace questo filato che è bello caldo sofficioso eh, lo potete trovare sempre da Italia Artisan parliamo di Ice Arms e già che ci sono vi dico già anche le caratteristiche questo qua è un 100% lana e ehm si lavora con i ferri 7 8. In realtà io voglio che sia un po' sostenuto il mio lavoro e di conseguenza userò un uncinetto del numero 5. Benissimo, partiamo subito col nostro progetto. Partiamo subito con fare un cappietto in questo modo. Ecco qui e facciamo 8 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 e 8 catenelle che chiudiamo a cerchio in questo modo ecco qui. una volta chiuse a cerchio le nostre catenelle partiamo facendo 3 catenelle che sarà la nostra prima maglia alta e ne facciamo altre 14 per un totale di 15 maglie alte all'interno del nostro cerchio arrivati a fare le nostre 15 maglie alte possiamo tirare un po la codina lo stesso e si stringerà comunque un pochino il nostro eh, lavoro entriamo nella terza catenella di inizio giro Andiamo a fare una maglia bassissima. Ora procederemo con i normali aumenti che si fanno ehm, per il lavoro eh, in ince per lavorare i nostri cerchi. Quindi faccio la prima maglia, volto il lavoro, io volto sempre, carico e vado a fare una seconda maglia nella maglia che ho appena lavorato, quindi sulla stessa maglia sottostante, e vado a lavorare due maglie su ogni maglia alta sottostante quindi avevamo 15 maglie al termine del giro dobbiamo avere 30 maglie alte in questo modo arrivati anche alla fine di questo giro quindi abbiamo le nostre 30 maglie alte stessa cosa vado a chiudere nella terza catenella di inizio con una maglia bassissima quindi a questo punto saliamo con 3 catenelle, voltiamo il nostro lavoro e nella eh, primissima maglia, quindi quella già lavorata, andiamo a farne una seconda, quindi facciamo l'aumento, mentre nella prossima ne lavoriamo solo una, in quella dopo di nuovo facciamo l'aumento, quindi ne lavoriamo due sulla stessa maglia alta sottostante e in quella dopo la facciamo singola di nuovo nella seguente facciamo l'aumento quella dopo la faremo singola e quindi proseguiamo così quindi l'aumento una maglia sì e una maglia no fino ad avere un totale di 45 maglie alte ecco qui siamo arrivati a 45 maglie alte chiudiamo in cerchio nella terza ecco qua catenella di inizio giro 1, 2, 3, eccola qua perfetto. Allora, siamo arrivati a questo punto. Vedete, la mia tazza rimane leggermente più piccolina. Perché ho fatto così? Perché stiamo ad andare, per, stiamo andando, scusate il gioco di parole, scusate l'impaperamento. Stiamo andando a fare eh, un punto che tenderà a stringere un po'chino. Quindi ho preferito fare eh, in modo che fosse leggermente più abbondante. Ovviamente, poi decidete voi se è il caso di ehm, insomma. Lasciarla così com'è, nel senso eh, fare preciso a seconda del filato e quant'altro eh, il giro oppure lasciarla leggermente più larghina. Io la farò più larghina perché mi sono resa conto che la mia non chiudeva bene qua sotto. E quindi eh, ho preferito lasciarla più larga. Nel caso voi non vogliate essere così abbondanti, il terzo giro, quindi quello da 45 maglie alte, potete decidere di farlo o a maglie basse o a mezze maglie alte. Vedete voi quanto vi, eh, vi allarga poi il, il lavoro. Quindi procediamo in questo modo. Quindi, arrivati a questo punto, io faccio. Una catenella, una seconda catenella, salto la prima maglia, e vado a lavorare nella seconda, una maglia bassa, di nuovo, catenella, salto una maglia e vado a lavorare nella prossima, maglia bassa. Di nuovo una catenella, salto una maglia sottostante nella seguente. Una maglia bassa facciamo così per tutto il giro, quindi saltiamo una maglia sostituendola con una catenella e passiamo nella maglia successiva a lavorare una maglia bassa. Quindi in questo modo per tutto il nostro giro, chi ha appena visto il video dell'astuccio ehm, Astrid sa che sto usando lo stesso punto, eh, mi sono trovata benissimo con l'astuccio e mi sono trovata benissimo anche a fare la tazza mi piace molto questo punto e quindi ho optato per usare lo stesso eh, avrete visto che stringe un pochino è per questo che sono rimasta un po più larga con il giro eh, per fare il fondo della eh, del vestitazza proprio perché questo punto tende molto a tirare e a stringere e siccome non voglio poi ritrovarmi con Uh, il vestitassa troppo stretto e che tira. Poi sulla bottonatura ho ottenuto il fondo leggermente più largo. Intanto io vado avanti a finire questo giro e ci vediamo per il prossimo. Arrivati a fine giro, io ora cosa faccio? Entro direttamente nel uh, buchetto fatto a inizio giro con una maglia bassissima in questo modo. Allora vado a controllare che il manico della mia tazza sia ancora ecco vedete in una zona ehm, vado a controllare di essere giusta diciamo e vado anche a guardare quante maglie togliere quindi io ne toglierò 3 toglierò tre maniche per lo spessore diciamo del manico della mia tazza quindi cosa faccio di nuovo faccio 2 catenelle di nuovo salto la maglia e vado a lavorare soltanto nei forellini negli archetti creati dalla maglia sottostante quindi in questo modo quindi salto la maglia vado nel foro di nuovo catenella salto la maglia vado nel foro catenella salto la maglia vado nel foro di nuovo catenella salto la maglia vado nel foro ci dobbiamo fermare diciamo a 3 uh, maglie dalla fine, ora lo facciamo insieme. Facciamo insieme tutto questo giro, così insieme vediamo esattamente dove mi sono fermata io e vi regolate anche voi di conseguenza. Quindi, di nuovo catenella, salto nel foro, catenella nel foro, catenella nel foro. Sempre la mia maglia bassa nel foro. Catenella nel foro, vedete si sta stringendo per quello che io ho tenuto il fondo leggermente più largo perché sapevo che questo punto va mangiando un pochino e quindi rimane leggermente più stretto. Catenella nel foro, siamo arrivati quasi alla fine, quindi teniamo d'occhio, ecco qua. Allora io dovrei, ecco, faccio l'ultima faccio l'ultima vedete adesso non si vede molto perché è partita con le due catenelle vediamo se riesco a farvi vedere quindi questa era quella iniziale se avete qualche difficoltà mettete pure un marcapunti e questa è quella che vado a finire di fatto vi faccio vedere se io appoggio la mia tazza ci sta giusto giusto il manico quindi va benissimo così ora Faccio due catenelle di nuovo, una e due, volto il lavoro e vado a lavorare sempre solo negli spazietti come fatto fino ad ora. Quindi maglia bassa, catenella, prossimo spazietto, maglia bassa, catenella, prossimo spazietto, maglia bassa, catenella, catenella prossimo spazietto, maglia bassa, catenella, quindi saltiamo sempre la maglia bassa e andiamo a lavorare dentro nella catenella sottostante. Quindi sempre in questo modo, quindi questo lo facciamo. Ora arriviamo alla fine, vi faccio vedere un'altra volta l'avvio e poi non dovete fare altro che proseguire fino all'altezza desiderata della vostra tazza. Vi consiglio comunque di rimanere leggermente sotto al bordo perché ehm, dovete anche. Eh, Bere dalla tazza, di conseguenza non state troppo al limite, altrimenti rischiate di appoggiare le labbra diciamo quando bevete sul vostro vestitazza deve essere sì decorativo deve essere sì eh, una cosa che vi protegge dal scottarvi le mani ma certamente non dovete bere con pelucchi di lana in bocca quindi eh, ovviamente eh, rimanete almeno un dito sotto al bordo della vostra tazza sono arrivata, vedete, alle due catenelle iniziali, mi sono incagliata nel filo, ecco qua sono le due catenelle iniziali, mi fermo perché sono arrivata, faccio le due catenelle, volto il lavoro e torno indietro e proseguirò così per l'altezza desiderata. Quindi ci vediamo quando sono arrivata in alto. Ecco qui sono arrivata all'altezza che desideravo, infatti vedete se appoggio la mia tazza sono qui, adesso farò più o meno è un dito, farò un giro di maglia bassa normalissima, quindi non più saltando eh, la catenella, quindi non più saltando la maglia lavorando nelle catenelle, ma lavorerò tutte, quindi sia le catenelle che le maglie a giro. Quindi facendo proprio tutto un giro di maglie basse in questo modo quindi maglia bassa e dentro al forellino nella maglia bassa e dentro al forellino quindi riempiamo quelli che sono tutti i nostri ehm, punti sia le catenelle che le maglie basse ci vediamo al termine di questo giro Arrivati quindi al fine alla termine di questo giro, vedete abbiamo fatto tutto un giro di maglie basse, nell'ultima maglia ne andiamo a fare una seconda e una terza, perché? Perché dobbiamo fare, ecco, dobbiamo voltare, dobbiamo fare in modo che eh, discendere lungo il nostro lato. Decidiamo dove posizionare i bottoni, io ne metterò uno qui e uno qui dall'altro lato ovviamente quindi di qua dovremo fare le asole ora andiamo a fare una maglia bassa su ogni su ogni maglia bassa che incontriamo ovviamente lateralmente arrivato qui dove voglio posizionare dall'altro lato il bottone non faccio altro che fare 3 4 5 catenelle poi dipende le catenelle dalla grandezza del vostro bottone tenete conto che il filato si lascia un po andare 5 catenelle ovviamente salto una maglia bassa e nella prossima vado a fare la maglia bassa poi di nuovo maglia bassa nella maglia bassa successiva di nuovo maglia bassa in quella dopo di nuovo voglio posizionare il bottone quindi vado a fare 2 3 4 5 catenelle salto una maglia nella prossima ecco qua maglia bassa in questo modo ora Vado tutto intorno in questo modo, così, quindi entriamo anche nelle maglie che non abbiamo lavorato eh, nel giro precedente, quindi dove abbiamo lasciato lo spazzettino più che il giro precedente, quindi sotto il manico e risaliamo dall'altro lato lavorando tutte le nostre maglie così come si presentano. Quindi a, a lato di ogni maglia bassa facciamo una maglia bassa lo facciamo insieme tanto è piccolino vediamo un po se mi mette a fuoco perché ogni tanto va fuori fuoco questo vediamo ecco qua mi ha rimesso a fuoco <ride> ogni tanto va fuori fuoco e andiamo a fare una maglia bassa attorno ad ogni maglia bassa dicevo laterale in questo modo quando arriviamo all'ultima vedete ne facciamo due perché una è già lavorata a inizio giro e chiudiamo in questa quindi nella primissima maglia con una maglia bassissima vado a fare ecco due maglie basse di sicurezza io più o meno le faccio sempre dopodiché ecco qua faccio l'occhiello di sicurezza e vado a tagliare il nostro filo vado a nasconderlo e cuciamo insieme i bottoni Ecco qua, avvicino i due lembi per vedere dove attaccare il bottone, lo metto con la scritta dal lato che mi piace perché il mio ha la scritta. Sono andato ovviamente a prendere un filato, in questo caso di cotone, eh, dello stesso colore ma non lo stesso perché purtroppo essendo un filato molto grosso eh, mi dava delle difficoltà. Eh, per quanto riguarda la cruna, nel senso che se avessi infilato la, quel filato eh, nel lago adatto avrei avuto qualche problema poi a, a farlo entrare nei forellini dei bottoni. Quindi ho preso la misura, il primo è a posto, adesso vado ad attaccare il secondo. Ecco in questo modo dopo andrò a francare i fili faccio in modo che i bottoncini siano tutti e due eh, più o meno vicini quindi che abbiano la stessa distanza dal bordino e che siano, ecco qua diciamo messi dritti anche i bottoncini insomma, est esteticamente è un po' più bellino se sono. Ecco così in ordine con la scritta giusta e i fori giusti. In questo modo. Ecco qui, ora vado a tagliare il mio filo, vado ad assicurarli e eh, ci vediamo per la tazza vestita. Ed ecco qui la nostra tazza ben vestita. Eccola qua, vedete, eh, va benissimo che ci sia questo spazzettino qui, ovviamente, perché deve starci il manico. Anzi, io lo girerei anche un po' in giù, quasi fosse un colletto. A me piace molto, mm, girata così come fosse un collettino di una camicia, vedete? In questo modo ci sono i suoi bei bottoncini. Vedete, è veramente grazioso il nostro nuovo vestitazza. Ora io l'ho fatto con questo punto nello stesso medesimo modo. Quindi, vabbè, io questo l'ho fatto con un bottoncino solo, però nello stesso medesimo modo potete usare il punto waffle se. Eh, vi interessa vi lascio poi qui su nella i eh, il mio video per fare il punto waffle così che voi possiate decidere se vestire la vostra tazza con questo punto veramente molto carino e semplice oppure col bellissimo punto waffle io spero che questo video vi sia piaciuto spero che l'abbiate trovato utile ehm... Spero che anche voi, come me, eh, decidiate di fare tanti regalini di Natale con questo bellissimo vestitazza. Vi invito a venire a trovarmi sul gruppo Facebook Creando con Luci Franci. Vi mando un grosso bacio. Spero di vedere tanti tanti copri tazza. Mi stava cadendo. Per ora, ciao ciao da Luci. A presto.